Buongiorno ragazze, oggi vi faccio vedere come ho fatto il setup del mio Traveler Journal della Webster's Pages. Questa qui, Flora, è una fantasia bellissima. Allora, dentro ho attaccato con questo bellissimo scotch, che è uno dei miei preferiti, un washi fantastico, e ho a queste bellissime frasi che ho attaccato direttamente sulla pelle del Traveler. E poi con questo qui ho ritagliato una farfalla. L'avevo già fatto, quindi non vi faccio vedere, ma fidatevi, ecco. Poi vado ad inserire nelle taschine le solite immagini, ritagli che prendo da diversi set o album per lo scrap, e ho scelto di decorare a un tema abbastanza libero, diciamo che ricorda un po' un tema botanico, ma senza essere sui toni del bianco, del nero. Non ho scelto un tema così forte, diciamo, però diciamo che i fiori e questo tema botanico, farfalle, è il tema che sono andata a scegliere. Questo ritaglio lo metto qui dietro. Questo qui fa parte, se non mi ricordo male, di un set di Planner Society, che era un kit a cui ero abbonata. Ora non sono più abbonata perché hanno cambiato la spedizione e non era più tracciabile. Tra l'altro uno si è anche perso per strada, purtroppo, e non mi è mai arrivato, e quindi decisi di disdirlo. E poi vado a scegliere questi alberelli troppo carini che fanno parte di un set fantastico di DoCraft. È un set A4 con un sacco di ritagli, bigliettini, immagini bellissime, e si chiama Willowwood. Non so se è ancora in vendita perché è dell'anno scorso. Poi ho preso questo cuoricino glitterato che lo trovo adorabile e l'ho messo qui al centro. Vado poi a prendere questo set di carte che trovo bellissimo, è uno dei miei preferiti, guardate, sempre a tema botanico. Ho scelto un foglio e l'ho ritagliato, lo tengo già pronto così facciamo prima, e l'ho inserito nella taschina. Mi piace un sacco questa cosa delle Webster perché hanno questa taschina trasparente dove all'interno si può mettere appunto un'immagine, un ritaglio, qualcosa del genere. E poi ho preso questo bellissimo ritaglio con dei cristalli e dei fiori che fa parte sempre di un set del Planner Society Kit. E poi ho preso questo bellissimo cigno con i fiori e l'ho messo nella taschina superiore. Il setup sul lato è pronto. Che dite, vi piace? A me tantissimo. Poi vado ad inserire questo quadernino apposito per il Traveler Journal nell'elastico. Facendo attenzione, ecco qui. Questo qui era lo stesso all'interno della scatola, insomma, era compreso. E poi vado ad inserire quest'altro, che è un quadernino che ha realizzato Luciana, Lucy Wonderland, che è bellissimo. Mi piace tantissimo questa fantasia, questi disegni che lei fa. Infatti io sono una grande fan dei suoi prodotti, li trovate praticamente in ogni setup. E niente, vi faccio vedere velocemente sfogliando questo quadernino che, diciamo, utilizzo per appuntare cose. Ecco qui, questi sono i due quadernini che attualmente utilizzo, e ora vorrei fare un'altra cosa, ovvero andare a decorare il primo quadernino. Vado a prendere questo bellissimo quadrettino con un fiore che è adorabile, e poi una scritta che mi piace tantissimo e che si trova anche con il tema del quaderno, che appunto scrivo pensieri e cose così. E poi, tra questi qui che sono adorabili perché sono in legno, vado a scegliere una farfalla. Guardate che carina, tra l'altro è similissima a questa qui, quindi la adoro, è perfetta. Guardate, mi piace tantissimo questa fotocamera perché ha l'autofocus, quindi posso farvi vedere le cose da vicino. Thank you.
aggiungere un altro piccolo dettaglio, quindi scelgo questo carinissimo nastro in pizzo che trovo semplicemente adorabile e vado ad incollarlo sotto la scritta tagliandolo con la forbicina. Ecco qui, il nostro Traveler è pronto e io lo trovo semplicemente adorabile e bellissimo. Grazie per aver guardato questo video, vi ricordo che mi trovate su tutti i social come Alixia88 e potete iscrivervi anche al gruppo su Facebook che si chiama Nel Paese del Web. Vi faccio rivedere velocemente i quaderni che ho aggiunto, oltre a questo bellissimo ho inserito anche questo qui floreale che faceva parte di un Plunder Society Kit, è più piccolino per questo l'ho inserito nella tasca di dietro. Ora vi saluto e ciao!